Icaro Sport ringrazia A Più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Intanto grazie a tutti di essere qua, è bellissimo vedervi così numerosi, perché per noi questo è l'inizio ed è una parte fondamentale del nostro progetto e delle nostre stagioni. Inizia, come abbiamo raccontato in questi mesi, la season 6, la sesta stagione di RBR. È passato il primo lustro, è un lustro meraviglioso che ha tanti racconti che abbiamo fatto e che forse possiamo ancora continuare a fare, continuando a scrivere dei pezzi di storia. Oggi siamo qua e sono veramente felice, e lo dico a nome di tutta la società, di vedervi così numerosi. Quindi intanto vorrei fare un applauso a voi. Grazie. Miki. E poi vorrei fare un applauso a Michela, perché non solo penso che sia forse la seconda volta che sale qui con me a presentare, ma non è da sola. E quindi facciamogli un applauso. Si vede. Allora, Miki, grazie di essere qui e ti lascio la parola. Grazie mille, grazie a tutti. Oddio, c'è un po' troppa roba adesso. Sì, cosa faccio? Aspetta, punta a tetto. Allora, intanto ringrazio SGR per l'ospitalità. Quindi vorrei chiamare, per fare gli onori di casa, Demis Diotel Levi, Chief Executive Officer di SGR. Dobbiamo dare un po' di microfoni. Ci siamo? Questo però non va. Ok. Buonasera a tutti, credo che la numerosità sia testimonianza della fede e dell'orgoglio che la città dimostra nei confronti di questa squadra. Noi siamo anche onorati della scelta che ha fatto RBR per questa presentazione, perché c'è sempre molta cura nella scelta del posto, appunto gli anni precedenti hanno testimoniato questa attenzione. Io voglio rubare solo qualche secondo perché so che ci saranno cose più importanti che verranno dette su questo palco, dico solo che quello che avete fatto negli ultimi anni con risorse scarse è possibile solo quando tutto quello che manca viene compensato da due cose, dalla passione e dalla competenza. Ovviamente si deve aggiungere il talento, perché altrimenti questi risultati non si ottengono. Un grosso in bocca al lupo per questa stagione. Grazie. È la prima volta che vengo qua, e quindi che vengo in queste sale, e vi faccio complimenti perché avete un centro meraviglioso, accogliente e utile anche a eventi come questi, e quindi grazie ancora e complimenti a voi. A voi. Il microfono va davanti io. Allora, è la serata in cui ci presentiamo, in cui raccontiamo questa sesta nuova stagione. E questo è il primo degli eventi che è dedicato ai nostri partner, ai nostri soci. Quindi vorrei chiamare sul palco il nostro presidente Paolo Maggioli. Allora Paolo, inizia questa sesta stagione e, come ho detto, bellissimo vedere, no? Tutte queste persone che variano tra soci, sponsor, società, appassionati, e tutti loro, anche se sono soci, partner, società, sono appassionati. Quindi questo è meraviglioso, lo vediamo tutte le domeniche al Flaminio. Quello che succederà domenica, cioè inizierà per loro la stagione sportiva, accade perché
tutti loro lo rendono possibile. Quindi questo è il segno di un progetto, come ha detto anche adesso Demis, di un progetto che fin dal principio nasce grazie al concetto di community. Abbiamo deciso fin dall'inizio di creare delle community, le community di tifosi, di società sportive, di persone che vogliono investire e sostenere qualcosa di grande. E tu in questo momento li rappresenti un po' tutti. Sì, è una... Tutti e due? È un... Innanzitutto la grazie davvero a tutti di essere qua, perché credo la cosa più bella per tutti noi che siamo coinvolti in questo progetto è ogni volta che c'è un qualche evento vedere tanta gente, tanta passione, tanti tifosi, tanti partecipanti a questo progetto. È certamente un progetto di community, nel senso che siamo partiti, adesso che siamo partiti con questa idea non lo so, però diciamo che è diventata ed è maturata come un'iniziativa che ha coinvolto un numero di persone, un numero di entità certamente superiore alle attese, perché come ci siamo detti diverse volte, è partita fra così qualche idea, Paolo che aveva in testa questo progetto, che ha contaminato diverse persone, poi si è sviluppata Moreno, che si è sviluppata in maniera, io direi, forse non dovrei dirlo oggi, però la realtà è che questa cosa si è sviluppata in maniera inaspettata, oltre le attese. Noi non ci potevamo immaginare che dopo, hai detto sei? Questa è la sesta stagione. Alla sesta stagione, dopo 5 anni, ci fossero tutti i soci che abbiamo messo assieme, ci fossero tutti gli sponsor che abbiamo messo assieme, ci fosse un numero di, l'aver raggiunto un numero di abbonati, mi dicono quest'anno, superiore a tutte le attese. Questo è sincero. Perfetto, io non lo so, ma so che è un numero importante. E obiettivamente sarebbe bello, se, per fare il figo dovrei dire sì, lo sapevamo, arrivavamo, ma non è vero. Siamo oltre le attese, siamo oltre quello che ci immaginavamo, e questa è la cosa più bella, perché credo testimoni il fatto che le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte benino. Non parlo di aspetti sportivi, perché io non è quello che guardo principalmente, ma le abbiamo fatte bene nel senso che siamo riusciti a attrarre un numero di persone, un numero di attori, ognuno dei quali si sente protagonista, si sente parte importante del progetto, eccetera. La cosa più bella, lo diciamo tutte le volte, ma è vero, è quella di trovarsi in questi eventi o la domenica al Flaminio col numero di persone che troviamo tutte le volte. Quella è la cosa più bella, obiettivamente. Noi ci guardiamo in faccia la domenica quando cominciano ad arrivare le 6 e minuto per minuto, guardandoci con Paolo, con Davide o fra di noi, la soddisfazione che abbiamo nello scambiarci uno sguardo, eccetera, è grande, perché ci giriamo e vediamo che sta arrivando molta gente, ci dicono che fuori al botteghino c'è un sacco di gente, eccetera, e questa è obiettivamente la cosa più bella. Poi non vi nasconde, questa è un'altra grande soddisfazione, è che anno per anno continuano ad entrare soci, continuano ad entrare sponsor, e anche quest'anno abbiamo soci nuovi importanti, sponsor importanti che si aggregano a questa iniziativa. Quindi questo obiettivamente è la cosa che ci convince a continuare ad andare avanti e che ci fa sognare e immaginare un obiettivo che sappiamo tutti qual è, non ce lo diciamo, ma sappiamo tutti qual è, e prima o dopo di poterlo raggiungere. Anche quello probabilmente un obiettivo, se ci avessero detto 5 anni fa, siete qua dopo 5 anni e siete in A2, fate la seconda annata in A2, già più corazzati della prima e già con qualche ambizione in più, probabilmente neanche a quello avremmo creduto, però siamo qua, continuiamo a esserci, continuiamo a investire. Abbiamo uno sponsor, un main sponsor molto importante, abbiamo altri sponsor molto importanti e anche quello ci dà grande fiducia nell'andare avanti e nel procedere. Noi abbiamo un sogno, poi, che assieme a quello della massima divisione, che è la nostra casa, e ormai lo sappiamo tutti, non è più un segreto, è iniziata come una chiacchiera, ma in realtà è un obiettivo che dovrebbe testimoniare definitivamente il valore di questo progetto, il valore di questa società, il valore di questa idea, di questa iniziativa, che è quella appunto di poter gestire la nostra casa. Su questo c'è un'interlocuzione molto importante con l'amministrazione,
che ci sembra stia capendo qual è la nostra intenzione, qual è la nostra idea, che non è un'idea speculativa, ma è un'idea di davvero dare al popolo del basket la casa che si merita, perché quello è davvero l'obiettivo degli obiettivi. Una volta raggiunto quello, io credo che noi abbiamo, ce lo diciamo tutti i giorni, abbiamo i numeri per diventare una società di basket italiana molto importante, per avere delle ambizioni ancora più importanti. Questa è la mia idea, la nostra idea, ed è l'obiettivo che abbiamo. Ultima cosa, poi è finito, l'ho tenuta anche più lunga di quello che pensavi, forse. Posso stracciare il l'ultimo, è finito. L'ultima cosa, no, vado via adesso, non parlo più. L'ultima cosa che credo sia altrettanto importante è di soddisfazione di tutti noi, soci, sponsor, consiglio di amministrazione, squadre, eccetera, è questa. Questa è una società che in 5 anni di vita non ha avuto un anno nel quale i numeri non sono stati numeri positivi. Questa è un'altra cosa non banale, perché le chiacchiere possiamo farle tutti, in realtà un progetto deve essere una bella idea di soddisfazione, divertente, si vince in campionato, eccetera, però se alla base di tutto questo c'è una società che tutti gli anni, e laggiù c'è l'attore importante rispetto a questo con tutti i suoi collaboratori, raggiunge un risultato economico positivo, e mi dicono, lo so, non me lo dicono, ma nello sport non è proprio una roba banale, è un aspetto indispensabile, è un aspetto che fa essere fiduciosi sulla prospettiva e sugli anni a venire. Non è banale trovarsi tutti gli anni fra i soci e dire: il bilancio di questa società ha un disavanzo positivo perché la società è stata gestita bene, con grande attenzione, con grande parsimonia. Questa credo sia un'altra delle cose molto importanti. Io ringrazio tutti di essere qua, scusate, sono stato un po' lungo anche nella chiacchiera, cose che di solito non sono. Se vuoi rimanere. Prima, perché voglio farti un'altra domanda, proprio perché ormai hai citato tutto l'articolo del magazine, quindi vedrò come risolvere. Ti faccio l'altra domanda che ti ho fatto sul magazine, che uscirà alla prima partita in casa. Mi hai parlato lungamente proprio del consiglio di amministrazione del CDA, no? Hai parlato di un CDA affiatato soprattutto nelle decisioni e allineato nelle decisioni. Vorrei che dicessi due parole su questo, perché poi vorrei farli salire qua. Sì, questa credo sia un'altra delle cose molto belle, nel senso, siamo un CDA che si riunisce ogni tanto e credo ormai di poter dire che sia un gruppo di amici che si trova sì per parlare di basket, tutti molto curiosi, squadra, non squadra, eccetera, eccetera, conti che funzionano, eccetera, però che ormai credo di poter dire, poi lo confermeranno loro meno, un gruppo di amici, nel senso è piacevole incontrarsi, è piacevole vedersi a cena. E poi, come sempre, i consigli di amministrazione, le società che funzionano e che hanno dei risultati positivi sono sempre consigli di amministrazione gioiosi e felici. Se invece le cose non funzionassero, magari saremmo felici lo stesso, perché non muore nessuno, però saremmo un po' meno felici e probabilmente ci incontreremo anche con meno piacere. No, in realtà, lo ripeto, è un consiglio di amministrazione fatto di amici e di persone che hanno il gusto ogni tanto di incontrarsi, vedersi e di chiacchierare. Bene, allora li chiamiamo, però Paolo, stai qui con noi, ok? Miki, partiamo però da chi è vicino a Paolo, chi sostiene anche nel ruolo di presidenza, ok? Vai. Sì. Sono le slide. Vai. Allora partiamo con chi però non c'è perché ha un impegno, ma... Chiamiamo Alessandro Pesaresi. Sì. Volevo dire, ha un impegno, però facciamo un applauso già con Paolo. Non c'è. Niente. Allora, va bene. Andiamo, abbiamo tagliato un pezzo, bene. Andiamo avanti col CDA. Un applauso anche Alessandro, comunque vicepresidente insieme a Giacomo Fanti. Lo salutiamo perché c'è sempre il nostro Roberto Bonfantini che ci segue sempre, non siamo in diretta ma andremo in TV comunque nei prossimi giorni. Quindi grazie Roby e grazie a chi ci guarderà da casa. Partiamo con il CDA di cui fanno parte. Ah, abbiamo il presidente onorario. Farei un applauso a Giove perché ha avuto un'operazione, quindi anche un applauso di... Andiamo avanti. Fabri? Ah, ecco qua.
l'altro microfono prendi, glieli diamo in mano. Elena e Andrea Baglio, non c'è Andrea, vero? C'è solo l'Elena, applauso all'Elena. Massimo Colombo, Andrea Cicchetti, Luca Vici, Nicola Baroni, non c'è, Antonio Piolanti e Ermanno Pasini. Ermanno Pasini arriva più tardi, arriva più tardi. Ok, allora intanto facciamo una foto di rito, guardate i fotografi. Passo il microfono. E poi una battuta al volo a testa. Dov'è il microfono? Qua. Partiamo qua, Antonio Piolanti. Sì, Antonio, grazie di essere qua. Due. Sì, sì. Grazie a voi dell'invito. Antonio, abbiamo parlato di un CDA affiatato, confermi e cosa puoi dire anche di questo progetto? Ma io ribadisco un po' le parole di Paolo, perché effettivamente ha riassunto quello che è la realtà, cioè un CDA fatto da amici che condividono un progetto, che sono delle volte increduli loro stessi dei risultati che hanno raggiunto, che delle volte ci guardiamo negli occhi e diciamo ma veramente si è ottenuto tutto questo? E spronati ad andare avanti, come hai detto anche tu, a guardare sempre più avanti e ad avere una fiducia smisurata in questa società, in quello che potrà fare e soprattutto nel nucleo che l'ha costruita, che la sta portando avanti con questi risultati. Io credo che sia veramente difficile, Paolo l'ha ribadito più volte, ma è veramente così, trovare in una società sportiva dei numeri a posto, trovare dei soci che sono coesi nel progetto, che credono in questa società e avere raggiunto degli obiettivi in così poco tempo, degli obiettivi così, così importanti. Io sono veramente felice di aver avuto l'invito a far parte di questo gruppo e quindi ringrazio sempre Paolo per avermi trascinato in questa bellissima avventura. Grazie Antonio e grazie a Simba Lazzarson. Grazie. Roberto? Io ricordo con grande entusiasmo gli albori di questa rinascita, quando a Sant'Arcangelo la sera ci siamo trovati con Maurizio Fabbri, che è il patron degli Angels, con Carasso, e abbiamo vissuto questo sogno, ci scriviamo come Rimini, poi chiedi a Giove coinvolge Paolo, Maggioli diciamo, coinvolge tanti suoi colleghi, tanti suoi amici e imprenditori, ed è nato un network virtuoso, spettacolare. Stiamo portando avanti molto bene la parte degli Angels e nello stesso tempo Rimini è diventata una corazzata, insomma. Quindi è molto bello. Grazie Roby e grazie a tutti. Allora, cosa dire? Il basket a Rimini è sempre stato un'istituzione per tanti anni. È mancato tantissimo. Io oggi onestamente sono entusiasta non solo di far parte di questo progetto, ma soprattutto di poter andare a Palazzetto la domenica. Per cui sono molto molto contenta che inizi il campionato e avanti tutta. Forza Rimini! Grazie a Andrea e ad Amarcord. Ragazzi, avete detto tutto. Io quello che posso dire è che mi emoziono tantissimo. Ringrazio Moreno che per primo mi ha parlato di questo progetto, e poi Paolo che mi ha convinto e niente, con gli amici del CDA ci divertiamo molto a progettare un'esperienza che all'inizio insomma poteva sembrare un'avventura difficile, adesso sta diventando una realtà, quindi bella esperienza, mi diverto tanto, grazie. Ingegno. Buonasera a tutti, io sono uno dei primi firmatari del progetto, in quanto eravamo in cinque nell'agosto 2018 dal notaio
a siglare questo inizio di società. Ci ho sempre creduto fin dall'inizio con Paolo Carasso, Paolo Maggioli e altri, per cercare di ricreare in Rimini quella piazza che comunque ha sempre avuto una tradizione nel basket, che non poteva essere dispersa come lo è stata negli ultimi decenni. Io mi auguro che si possa fare anche quel famoso salto che Paolo accennava prima. Noi, per quello che possiamo fare, cerchiamo di dare il nostro contributo. E forza, ragazzi! Grazie Massimo, grazie a tutti. Allora, che dire? Mi sento di dire che io posso essere l'esempio di un tifoso che per una volta è passato dalla parte, diciamo, di chi decide e capisce quello che può essere il traguardo da fare. Io insieme a Davide ero uno di quei ragazzi che negli anni 80 era in curva a tifare la Mar, e c'era Matteo, Jacopo Panzeri, Barto, gente che oggi è insieme a noi qui a fare una squadra e a cercare di guardare un sogno e cercare di centrare quel sogno. Proprio ieri ero a Brescia per motivi di lavoro, c'era la Supercoppa di Lega tra la Virtus e la squadra di Brescia. È venuto fuori il fatto di Rimini ed è un esempio lampante quello che possiamo essere per gli altri, cioè il senso di appartenenza di una squadra e di una città. Secondo me questo è un biglietto da visita che possiamo offrire noi, che dà la città, e che mi auguro in brevissimo tempo può essere un biglietto da visita che può essere rappresentato anche dai ragazzi che scendono in campo. Quindi chiudo, come ha detto Elena, con un forza Rimini e ci vediamo al Flaminio. Grazie a tutti anche da parte mia. Adesso parlare per ultimo e dire cose interessanti e intelligenti non sarà facile. Comunque io direi che forse all'interno del CDA vengo visto come il tifoso dei tifosi, probabilmente anche un po' a volte probabilmente alcune delle multe che arrivano il lunedì sono a causa mia, sì, eccetera. E niente, direi che non aggiungo altro se non quello che, oltre a quello di poter fare un bel campionato, quello di poter un domani magari raccontare altre pagine di storia, e credo che tutti noi come città, come CDA, come squadra, come sponsor e soci potremmo avere tutti l'ambizione di essere visti anche da altri sport, da altre squadre, come un modello virtuoso, perché c'è passione, c'è interesse, c'è competenza, ci sono tutti gli ingredienti necessari per avere davanti degli anni veramente positivi. Grazie. E allora, grazie al nostro CDA, grazie Paolo, potete accomodarvi. È arrivato il momento di chiamare qui sul palco il presidente di Riviera Banca, Fausto Caldari. Un applauso. Fausto, grazie. Intanto porto ringraziamenti da parte di tutta la società, di tutto il mondo RBR. E Riviera Banca è il nostro main sponsor e dà il nome alla squadra. Le lascio la parola. Io prima di tutto ringrazio i padroni di casa che ci hanno offerto l'uso, l'utilizzo di una sala così bella. Poi vedo le cose in grande, un grande pubblico, un grande progetto, una grande passione, e mi auguro che ci sia anche grandi dirigenti, e ci sono senz'altro, e mi auguro anche grandi risultati. E l'istituto di credito cooperativo che rappresento è per il quarto anno consecutivo main sponsor di RBR, Riviera Banca Basket Rimini, che porta con sé i colori della sua città nel campionato di A2. Per questo essere qui oggi è motivo di grande orgoglio e di soddisfazione, svolgere anche un'attività in favore della comunità in cui opera,
a sostegno dello sport, dei giovani, valorizzando la loro crescita, rientra nei nostri canoni, nei canoni di una banca differente come la nostra, una banca di credito cooperativo, ottemperando appieno alle caratteristiche degli istituti, appunto, di credito cooperativo di cui facciamo parte. Per questo anche nel 2023 abbiamo destinato somme importanti per iniziative di tipo sociale, sportivo, culturale, artistico e sanitario. La nostra è una felice collaborazione con l'RBR. Sostenere la comunità è per noi un investimento, significa pensare al futuro del nostro territorio, lavorando nel presente con fiducia. La partnership con Riviera Banca Rimini, realtà sportiva di grande prestigio, fa scendere in campo anche noi con energia e passione. Sport e agonismo sono un connubio che porta in alto il significato di impegno e sana competizione, creando benessere fisico e psichico a tutte le età e favorendo valori fondamentali come la socialità, l'integrazione, l'aggregazione. Complimentandomi con tutti coloro che rendono questa squadra eccellente, ne abbiamo avuto prima un esempio, e esprimo, e ne abbiamo un altro esempio qui, nelle prime file, che rendono questa squadra appunto eccellente, esprimo a nome dell'intera realtà di Riviera Banca il più sentito augurio per raggiungere i migliori risultati per il campionato 2023-24, fortificando il senso di squadra, l'amicizia, il fair play che lo sport dovrebbe sempre trasmettere a tutti noi. A me non resta che rinnovarvi per l'ascolto e augurarvi a tutti di interpretare e vivere con la consueta passione e professionalità questa bellissima esperienza. È un'esperienza che noi seguiamo con passione e ci auguriamo buoni risultati. E qui, per quello che è stato detto, è tutto grande, quindi ci auguriamo di fare un grande campionato. Grazie. Grazie, Presidente. Ovviamente, come diciamo sempre, il grazie a Riviera Banca si estende a tutto quello che c'è dietro, non solo sulla maglia, no? Il title sponsor o il main sponsor, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma tutto quello che facciamo insieme nei vari progetti che poi vedremo, perché ve li presentiamo. Ok. Ovviamente abbiamo parlato di Riviera Banca, parleremo di basket e parliamo adesso di Rimini insieme all'assessore allo sport per il Comune di Rimini, Moreno Maresi. Moreno. Sufficiente questo, no? No, adesso ti diamo anche l'altro. Devi tenere quello, Moreno adesso sta per iniziare questa nuova stagione e siamo pronti a girare l'Italia da nord a sud e a portare il brand Rimini da nord a sud. Ma che peso specifico ha questa cosa, la pallacanestro e proprio il Rimini nell'economia riminese, il basket di Rimini, RBR nell'economia riminese? Allora, innanzitutto grazie per l'invito e buonasera a tutti. Volevo, prima di rispondere alla tua domanda, vedendo il cartello effetto... Sì, no, non effetto, per carità, no, ma effetto rinascita, io parlerei di affetto per rinascita, perché vedere questa sala così piena, vedere tutti voi così ancora fortemente motivati, io credo che il termine affetto sia proprio il termine più adatto. Venendo invece alla tua domanda, e anticipo, sono anche qui per porgere gli auguri
e un saluto da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco di Rimini, perché ci tenevamo a esserci. E venendo invece alla domanda, direi che RBR costituisce una cartolina per Rimini, e girando l'Italia come sarete costretti a fare, e spero portando a casa qualche referto rosa molto spesso, rappresenterete la nostra città. E questo è veramente un qualcosa che sentiamo fortemente, perché questa è una città di sport, questa è una città con una fortissima vocazione allo sport, e è brutto parlare di numeri e di statistiche, però non più tardi dell'11 settembre del 2023, pochi giorni fa, il Sole 24 Ore ha classificato la provincia di Rimini al 17° posto in Italia per indice di sportività, e rispetto alla classifica dell'anno scorso, visto che di classifica qui dovremo parlare, abbiamo recuperato ben 11 posizioni. E quindi, ecco, rappresentate, e RBR rappresenta questo per la città, e la cartolina è una bella cartolina da vedersi in giro per l'Italia. Ovviamente mi fa enorme piacere, anche perché... Scusa, prendo questo, sennò... Ci fa enorme piacere anche perché poi giriamo l'Italia con un pullman estremamente brandizzato, e qui ringrazio anche Benedettini, insomma chi ci permette di girare col pullman. Quindi Moreno, noi raccogliamo il tuo augurio, cercheremo di portare a casa più referti rosa possibile, e dobbiamo solo dire grazie alla città. Grazie Moreno, grazie mille, grazie dal cuore. Allora, entriamo in campo, rimanendo anche nel discorso sponsor, partner, perché in campo si va con la divisa. Quindi dobbiamo presentare la divisa, non lo faremo ufficialmente con la divisa materiale perché non è qui presente, ci sarà per le partite, ma abbiamo una grafica, l'ho spezzettata perché voglio chiamare gli sponsor che sono sulla divisa uno per uno. Quindi la divisa, questo è un pezzettino della divisa, e partiamo chiamando, forse il primo, NTS, Stefano Carloni. Ciao Stefano. Allora Stefano, una battuta veloce, un saluto ai nostri colleghi, partner, compagni di viaggio e di avventura di questo progetto. Bene, compagni di viaggio, sempre due. Allora, innanzitutto una piccola riflessione sul Consiglio di Amministrazione. Ci sono tante, Rimini è conosciuta come città del turismo, città della meccanica, dell'accoglienza, ma anche città dell'informatica. E basta dimostrare da Maggioli, piuttosto che Forte, piuttosto che Fotosì, e scusate se ho dimenticato qualcuno. Anche NTS Informatica fa parte di questa piccola Silicon Valley italiana, fortemente conosciuta in tutta Italia e... grazie a tutti noi e anche all'estero. C'è qualcosa di più che ci unisce per questa città, no? E forse il basket è proprio l'effetto che unisce. Quindi più che chiamarla divisa la chiamerei? Uniforme. Perché divisa divide. Un uniforme, perfetto. C'è un uniforme che ci unisce e che unisce un po' i valori, insomma, che tutti quanti condividiamo, quelli del basket, quindi del voler vincere, del gioco di squadra, dell'emergere, e che sono poi quei valori che ti aiutano sia nel gioco, sia nella vita, che nello sport. E poi c'è la grande passione, una passione che unisce una città, una o più aziende, e soprattutto tante persone che seguono le partite. E poi c'è l'esempio, e l'esempio, ragazzi, siete voi. E quindi noi siamo qua perché crediamo in questo grande progetto e perché crediamo in voi. E quindi il mio augurio è che voi possiate veramente fare una bellissima stagione, divertirvi, fare risultati e divertirci. Bocca al lupo. Buon lavoro. Andiamo avanti. Italian Exhibition Group, oggi non sono presenti. Ristorante Lo Zodiaco, ovviamente per ovvie ragioni Maurizio è chiuso in cucina o nelle sale del ristorante. Facciamo un applauso comunque sia a Italian Exhibition Group che al Ristorante Lo Zodiaco.
Audi Regini. Chiamo qua Filippo Regini. Che dire? Io un grande sportivo non sono mai stato, ho praticato due sport nella mia vita, uno il motorsport chiaramente affine al gruppo merceologico che la mia azienda rappresenta e l'altro il basket quando ero giovanissimo. Fra l'altro il basket l'ho praticato anche nell'adolescenza quando ho frequentato il liceo a Rimini, quindi mi sono proprio reso conto che la passione del basket nella città di Rimini è veramente molto forte. Poi ci è venuto a trovare Paolo Carasso e ci ha presentato questo progetto. Un progetto che lui ci ha messo tutta la sua passione e l'ha proprio trasmessa, quindi noi con grande entusiasmo abbiamo partecipato a questo progetto come sponsor e quindi non mi resta che fare i complimenti alla società e ai soci, le congratulazioni per i risultati a tutto lo staff e alla dirigenza e un in bocca al lupo alla squadra per questo anno che speriamo che sia di grande successo. Rimani, Filippo, rimani qui con noi, facciamo una foto poi alla fine. Oh. McDonald's, Rimini, Emanuele Tumini, ce l'abbiamo? Lele? Non c'è? Non c'è Lele? Ok, andiamo avanti intanto. Fortec, Massimo Banci. Buonasera a tutti. Io sono un imbucato perché stasera non dovevo esserci, quindi non sapevo neanche che questa mi avrei fatto proprio un'imboscata. No, vabbè, noi già da un anno che sosteniamo questo progetto, ci hanno coinvolto, ci hanno portato allo stadio, ci hanno appassionati. Insomma, speriamo di vedere insomma un bello spettacolo anche quest'anno e insomma cerchiamo di è tutto quello che possiamo fare per sostenere questo progetto insomma un po' da tutti i punti di vista. Massimo è un super ultra. Lo vediamo. Grazie a Massimo, grazie a Porto. Vado avanti. Dulca, Roberto Fabbri, vieni Roby, anche se hai già parlato, non ti faccio parlare di nuovo, ma vieni con noi. E l'ultimo, forse, Della Rosa Lubrificanti, che oggi non è qua con noi. Io ringrazio tutti per questo progetto, per questa uniforme, giustamente come dice Stefano. Farei una foto tutti insieme. E ovviamente immancabile Riviera Banca, che è sullo sponsor. Grazie. Noi abbiamo ringraziato gli sponsor, ma c'è chi la realizza. Quindi la realizzazione grafica di Interno 2 di Massimo Tentoni. Grazie. E la realizzazione materiale vera di REA, quindi il nostro sponsor tecnico. Allora, velocemente vi parlo di alcuni nostri progetti, così li conoscete. RBR Hero School è il progetto che da sempre praticamente attuiamo con le scuole elementari. Quindi è il progetto di semina, diciamo, di Rinascita Basket Rimini fin dall'età infantile. Quindi entriamo nelle scuole elementari con i nostri istruttori, ma soprattutto sostenendo le nostre società sportive, perché aiutiamo anche le società sportive nel fare reclutamento. Per noi questo è un progetto importante perché iniziamo a avere il contatto con nuovi tifosi, nuovi appassionati, nuovi giocatori fin dalle elementari. RBR i5 School, poi vi farò vedere un video, è il progetto nato l'anno scorso, era un progetto embrionale, quindi la prima versione è stato un successo soprattutto il dopo. Cioè, l'anno scorso erano 4 istituti che hanno partecipato a questo torneo scolastico studentesco in memoria, diciamo, dei vecchi tornei studenteschi. Già a oggi sono 7 le scuole che hanno richiesto la partecipazione.
quindi cercheremo un'ottava scuola, ma non sarà difficile trovarla, perché il progetto dello scorso anno è stato importante, ha avuto successo e le scuole si stanno avvicinando sempre di più. Annesso al torneo ci sarà un corso di formazione che teniamo noi ragazzi della comunicazione e del marketing di RBR all'interno delle classi, quindi sarà un progetto totale a 360 gradi. Lo Sport Team Academy è il corso di formazione che teniamo una volta all'anno, cui quest'anno ad esempio ha partecipato anche Vanoli Cremona e altre società sportive, non solo di pallacanestro, in cui grazie al supporto di Riviera Banca diamo formazione a chi vuole diventare un manager sportivo. È diventato un progetto ancora più importante, non l'abbiamo ancora presentato, lo presento a voi oggi per la prima volta, è diventata una masterclass. Due lunedì al mese, con i ragazzi che fanno parte del mio team e con i ragazzi delle nostre società, noi ci chiudiamo in sala stampa al Flaminio e facciamo formazione, dove ci aiutiamo e quindi prendiamo consigli l'uno dall'altro e facciamo delle ore di formazione sui bisogni delle varie società. Okay? Quindi è diventato un progetto ancora più ampio, ancora più importante. Vogliamo cercare di portare il nostro metodo di lavoro all'interno delle società sportive che sono vicine a noi e soprattutto delle società sportive di Rimini. RBR Magazine lo conoscete, quest'anno ci sono delle novità, ci saranno delle novità, probabilmente non subito dalla prima uscita, ma daremo molta attenzione anche a quelli che sono i ragazzi che vengono al Flaminio, soprattutto i bambini più piccoli, che racconteremo qualcosa che farà emozionare soprattutto i bambini. Questi sono alcuni dei progetti importanti che stiamo mettendo in opera. Volevo farvi, vi ho parlato del progetto scuole, volevo farvi vedere solo questo, un pezzo di questo video, non ve lo faccio vedere tutto perché è un po' lungo e non ho voglia di andare avanti troppo lungo perché ci sono cose importanti. Voglio solo farvi vedere perché vi ho detto che è un progetto riuscito e perché oggi ci sono 7 scuole che hanno richiesto di partecipare. Questa era la giornata finale, appunto delle finali, maschili e femminili al Flaminio. Dico ai ragazzi, intanto a febbraio decidete voi, qualcuno dovrà fare l'allenatore come hanno fatto Ursulo e Simon, che poi ve lo può raccontare. Divise le abbiamo fatte fare noi, gliele abbiamo regalate noi alle scuole. Quello che vedete, anche questo video è stato girato dai ragazzi delle scuole, montato dai ragazzi delle scuole. E tutto quello che vedete lì è stato organizzato da loro col nostro aiuto. Ok, Miki, fermo. Ok, e andavo avanti, però mi interessa più dirvi che quest'anno si amplierà il progetto perché sceglieremo una scuola
a cui faremo formazione continuativa, quindi ogni settimana andremo in una classe che verrà selezionata dalla scuola stessa a fare formazione su marketing e comunicazione. Okay? Quindi diventerà un progetto ancora più importante. È arrivato il momento di ringraziare le società affiliate che fanno parte del nostro progetto, salutando prima di tutto i nuovi innesti, che sono ASD Victoria e Gotha Fitness. Faccio una carrellata anche di tutte le altre società: Insegnare Basket Rimini, Polisportiva Stella, Angel Sant'Arcangelo, SG Tiberius, Wisp Rimini, Miramare Basket, Dolphin Riccione, Lions Basket, Basket Rimini 1947, Rinascita Basket Rimini, Happy Basket, Fluxo, RBR Phoenix, FC Young Sant'Arcangelo. Grazie. Per noi altro grande sostegno, società sportive, sempre più dentro al progetto, e sempre bello averle con noi anche la domenica al Flaminio, perché quella curva lato Riccione, che ormai è la curva delle famiglie, a noi ci emoziona quanto la curva del Bario, per quello che è ovviamente il suo contenuto. Questa cosa per noi è fondamentale, avere due realtà che sostengono e creano quello che chiamiamo effetto Flaminio. Ovviamente partendo da, e qui voglio un attimo 30 secondi fermarmi e dire veramente grazie ai ragazzi del Bario, perché fanno qualcosa di incredibile ogni domenica, e quindi farei un applauso, e perché sono veramente i polmoni e il cuore del Flaminio. Parlava prima Paolo Maggioli di soci, siamo arrivati a 126 soci, 463 quote. Immaginate che cosa vuol dire questo numero dopo 5 anni. Volevo ringraziare e salutare le persone o le realtà che sono scritte lì, perché sono i nuovi innesti, come diceva Michela prima, le nuove entrate all'interno della società, quindi i nuovi soci. Tommaso Pirozzi, Giuseppe Messina, ASD Victoria, Gotha SD, Michele Sartini e Fortec SRL. Grazie. Bene, questo invece è altro importantissimo punto, e lo dico anche perché quando entrano aziende nuove, quando entrano partner nuovi, personalmente mi piace, perché inizio a immaginare e a dire: ok, cosa possiamo fare con loro? Come ci può portare un valore che non è solo ovviamente economico, ma è un valore, come posso riuscire a collaborare con queste aziende per portare valore ai giocatori, portare valore ai miei tifosi? Mi piace pensare questo, mi piace iniziare a immaginarmi cosa posso fare con queste aziende per far sì che tutto il movimento diventi ancora più divertente. E vado io, Michi, li leggo in un fiato. Grazie a Union, NTS Informatica, Upday, Sicurtecnica, Pulimec, Kratos, Novomatic, Liomatic, Audi Reggini, che già aveva iniziato l'anno scorso ma adesso è proprio dentro insieme a noi, McDonald's Rimini, Edilizia Acrobatica, Italian Exhibition Group, Pingus English, Centro Revisioni M Auto, Macelleria Muccini, Meteor Viaggi, Plastica Valmisa, Undercover, sbaglio, non mi ricordo bene, Security, che sono i ragazzi che tutte le domeniche al Flaminio ci aiutano con la sicurezza, SCM, Bar Flaminia, Edil Infissi, Adjutor, Luver, Ruggeri, APC. Grazie a tutti. E qui chiudo prima del grande momento della squadra. E per me è un momento importante, perché tutto quello che faccio, tutto quello che facciamo durante l'anno, lo faccio perché c'è questa squadra, che cambia ovviamente ogni anno, capita, persone che giovani vengono, fanno anche tirocinio, ma poi hanno altre avventure, come Gaia adesso che ha iniziato il suo percorso a Milano in un master. Ma loro sono veramente gli artefici di tutto quello che poi vedete sui social, ma anche al palazzetto la domenica. Quindi io parto ringraziando Michela Manfroni come responsabile dei social media, ma è molto molto di più. Alessia Mulazzani, che sarà la social media manager quest'anno.
Luca Agnoletti, che è un ragazzo che ha iniziato il tirocinio ma è già dentro al progetto in maniera molto importante. Stefano Zavaglia, detto Stampa. Alberto Fabri, Aria Stampa. Massimo Tentoni, grafico. Nicola De Luigi, fotografo. Lorenzo Guarino, che sarà il videomaker e farà il grafico del magazine. Andrea Nicoletti, che adesso chiamo qua. Vieni Andrea. E Marco Rinaldi, telecronista. Grazie ragazzi a tutti per il lavoro che fate. Grazie. Bene. È il tuo momento. Ti do questo. Ti do quello. E adesso... Scusa, aspetta, prima ho fatto un attimo. Scusa, aspetta, perché... Chi è che... Ah, ok. Chi è che poteva... No, ho sbagliato. Chi è che poteva presentare i giocatori se non il nostro speaker? Andrea Nicoletti, The Voice. Grazie a tutti. E come ogni domenica nella nostra casa, nel nostro Flaminio, chiedo la forza, le mani su al cielo per la presentazione della nostra squadra per il campionato 2023-2024, la Riviera Banca Basket Rimini. Con il numero 0, io tiro ignorante, Andrea Tassinari. Con le mani. Andrea, ok, non volevo impallare. Sai così. Con il numero 2, il signor Derek Marx. Di più, con le mani. Con il numero 3, Simon Anumba. Con il numero 5, new entry, calorosissimo applauso, diamo il benvenuto ad Alessandro Grande. Altra new entry, ma welcome back, con il numero 7, Giovanni Tommasini. Comodissimo. Con il numero 8, from Riccione with love, ma ormai a casa Rimini e biancorosso nel cuore, Alessandro Scarponi. From USA, numero 23, Justin Johnson. Con il numero 27, presentato su un fenicottero rosa sulla battigia del bagno 44. Solo lui, il numero 27, Alessandro Simeoni! Con il numero 34, Adamu Abba! E finalmente è arrivato il momento del nostro capitano, il nuovo capitano RBR, con il numero 11, Stefano Mascio Masciadri! Se avete battuto le mani forte fino adesso, ora ve le dovete spellare quei palmi. Il nostro coach, Mattia Ferrari! Vice
allenatori Mauro Zambelli e Larry Middleton. Quello che li rende tutti super atleticissimi, Marco Ferrardi. Colui che invece arriva dopo Marco Bernardi, Diego Bartolini, masso fisioterapista e non solo. Un mega saluto anche a Filippo Saulle, l'osteopata. È qua? Dove? Si era nascosto. Ben arrivato. Ciao Filo. E poi lui, il decano dei doc. Il doc per antonomasia, Eraldo Berardi. Responsabile dell'area medica. Arrivano i pezzi forti. Abbiamo anche Marco Montanari da salutare, medico che non è qua, medico sociale, sempre presente ogni domenica sulla panchina con la sua, col suo trolley. Andiamo ai pezzi da 90. Forse. Forse. Il nostro DS, il direttore sportivo, Davide Turci. Solo noi ce l'abbiamo, solo noi ce l'abbiamo, un DS così. Team manager, quello bello, in modo assurdo, Tommaso Rinaldi. Dirigente, accompagnatore, e non solo, Matteo Panzeri. Responsabile, responsabile hospitality, non lo leggevo perché. Fabrizio Bartolini, dirigente addetto agli arbitri, il mio Barto. Bene, vuoi fare tu delle domande? No, io mi sono messo vicino al dottore perché adesso qui per il ginocchio. Allora, faccio due domande e poi facciamo una foto tutti insieme, non so come, in qualche modo, in braccio, sul schermo, mettiamo due file, ok. Vuoi fare te due domande? Ti viene una domanda al volo? Dai, a chi? Scegli a chi. Sì, sì. Adesso andiamo dal capitano che è l'uomo ascoltarlo. Ah, va subito lui. La domanda. Botta e risposta. Botta e risposta. Reazione a catena. Quali sono i consigli che il capitano Bedetti ti ha impartito e ti ha lasciato? Non va più, sì. Ti ha lasciato in eredità per portare questa stagione 2023 dove la dobbiamo portare. Beh, intanto prendere l'eredità di Bedo è un onore per me. Applauso a Bedo! Perché Francesco, oltre che essere un mio grande amico, è un ragazzo di Rimini, cresciuto a Sant'Arcangelo, quindi ha fatto tutta la gavetta e il suo sogno era quello di giocare con Rimini in Serie A. L'anno scorso l'ha fatto, quindi sono contento per lui. E cercherò di rendergli onore facendo capire cosa significa giocare per Rimini e far diventare la divisa una nostra seconda pelle. Hai detto una cosa importante e ti chiedo, dopo 3 anni, dici cosa significa giocare per Rimini, al tuo terzo anno. Ah, ma se ne renderanno conto già la prima in casa cosa significa, quindi sabato 7 ottobre sarà
un bel banco dove sapranno cosa vuol dire giocare per Rimini e giocare a Rimini. Grazie Mascio. Matti, vieni qua. Come ogni anno, immancabile il punto di Mattia Ferrari, perché... Ah, dicevo che devi prendere qualcosa. No. Matti, siamo alla terza stagione, siamo passati dai teatri al centro congressi, ma il discorso è sempre quello, no? Che stagione sarà e questi due anni cosa hanno rappresentato per te in questa città, in questa squadra? Beh, innanzitutto mi consolo molto perché il Presidente ha detto che non guarda i risultati sportivi, per cui voglio dire già questa è una buona partenza. Esatto. Chi ha parlato? Credo che ci siano cose che vadano di pari passo. La prima è che man mano che tu lavori nello stesso posto, uno dice, sai, diventa sempre più confortevole perché capisci, perché ti senti sempre più a tuo agio, perché ti senti sempre più far parte dell'ingranaggio del meccanismo, e questo è assolutamente vero. Però è assolutamente vero che in questo caso aumentano sensibilmente oneri ed onori, proprio nello stesso modo, nel senso al palazzetto sempre più persone, l'interesse è sempre più grande, ma questo è sempre di più qualcosa che ti carica anche di responsabilità, cioè devi portare qualcosa di più ogni giorno che passa, non semplicemente la domenica che è, voglio dire, la summa del lavoro, no? Tutti guardano il lavoro finito, però c'è tutto un procedimento all'interno. Prima c'è stato uno dei soci che ha detto, io per la prima volta sono passato dall'altra volta e da tifoso invece adesso assisto dall'interno a tutto quello che è un processo di costruzione, un processo che porta a far sì che pensieri diventino azioni e poi azioni diventino risultati. Noi facciamo parte di questo processo, siamo, voglio dire, forse la parte più esposta da questo punto di vista di questo processo, e sicuramente la cosa più importante è cercare di non deludere. Non deludere in primis noi stessi, perché siamo i primi a metterci pressione, tutti loro si mettono pressione, poi c'è qualcuno che gliene mette un po' di più anche durante la settimana, però tutti loro si mettono grande pressione da solo, tutti noi ci mettiamo grande pressione. E dopo c'è il fatto di trasformare questa cosa in una performance, in una prestazione che sia percepita in ogni caso come positiva e massima dal pubblico, dai soci, dagli sponsor, da tutti coloro che fanno parte di questo sistema. Per cui questo è il primo punto, è un sistema complesso, non è in realtà una cosa facile, è un sistema molto complesso e noi dobbiamo essere assolutamente in grado di prestare fede soprattutto a quelle che sono le nostre aspettative verso noi stessi, che quasi sempre collimano con le aspettative di chi ci guarda, con le aspettative di chi investe e di chi lavora per noi e con noi. Il secondo punto è, dopo due anni a Rimini, lo ripeto spesso, sono una persona fortunata. Sono fortunata per due punti di vista. Primo, ho fatto di una passione il lavoro. Secondo, ho la fortuna di fare questo lavoro in un posto speciale. Lo dico sempre, quando all'inizio sono venuto le prime volte a parlare con Davide e con Paolo, mi parlavano di cose, dicevo, boh, ma cosa mi stanno dicendo? Ma sì, mi sembrano enfatici, no? È come qualcuno che ti vuol convincere a far parte di una cosa e aumenta l'esposizione della cosa. No, in realtà l'avevano tenuta bassa. È incredibile perché, come dite voi, loro sono i primi ad avere una passione. L'avevano tenuta bassa agli occhi da chi viene da così lontano come me rispetto a tutto quello che è il potenziale e che è tutto ciò che a Rimini si può sviluppare, che è grandissimo. Abbiamo già fatto molto, sono convinto che questa stagione sarà un altro turning point per la crescita della pallacanestro a Rimini, di tutto quello che è questo progetto, e sono assolutamente convinto, e lo garantisco io per tutte le persone che sono su questo palco, non solo penso che sia scontato la serietà, l'impegno e il senso d'appartenenza, ma il fatto che noi otterremo dei risultati assolutamente in linea con i vostri e con i nostri sogni. Buona stagione. Mattia, mi devi un braccio? Mi devi un braccio? È andato in cancrena, è stato lì 8 ore così. No. Ok, esatto, è vero. Davide, vieni. Facciamo il saluto dei saluti con Davide Turci, che è il protagonista assoluto di questo progetto. Tieni di te perché... No, io faccio da solo e...
Guarda, sono diverse volte, abbiamo fatto diverse presentazioni, sono state tutte emozionanti. Questa sala è molto bella e vedere tutti questi soci e tutti questi sponsor oggi è un po' il coronamento di un sogno che partiva nel 2018. Nessuno di noi poteva immaginare tutto questo. Sicuramente Paolino, che là in fondo ha grossi meriti nel convincere queste persone qui sedute a partecipare a questo grande sogno, a questo grande progetto, ma oggi veramente il grazie più grande va a tutti voi, a tutti quei nuovi che sono entrati. Incredibilmente noi siamo, forse non lo dobbiamo dire, però ci chiamano, ci cercano. Ci hanno parlato di RBR, di Rinascita, vogliamo entrare a far parte di questo progetto perché ci dicono che è qualcosa di magico, qualcosa di speciale. Sapete tutti, magari qualcuno di voi ha esperienza nel mondo sportivo, non è così facile raccogliere risorse e far entrare nuovi sponsor. Noi abbiamo una fortuna incredibile perché grazie a chi c'era dall'inizio, grazie a chi c'è stato e soprattutto grazie all'effetto Flaminio, abbiamo una facilità nell'andare a convincere nuovi partner, nuovi sponsor, nuovi soci, grazie a tutto quello che succede la domenica. Quindi ai nostri giocatori, probabilmente loro ancora non lo sanno, ma ci toccherà giovedì sera fare una cena di quelle proprio cariche prima dell'inizio della stagione, perché ho sentito parlare della Fortitudo, ma noi iniziamo il campionato domenica a Piacenza e per noi domenica a Piacenza forse siamo un po' indietro, non siamo ancora prontissimi, non lo so, però questa è una squadra matura, una squadra esperta, abbiamo scelto giocatori abituati a fare queste categorie e non a farli da comparse ma a farli da protagonisti, e quindi noi già da domenica dovremmo fare una promessa ai nostri soci, ai nostri sponsor, a tutti i tifosi che sono a casa, ai nostri quasi 1500 abbonati che ci hanno dato una fiducia cieca, dobbiamo promettere di onorare al 100% quella divisa, quell'uniforme e dare tutto quello che abbiamo dentro, perché Rimini, come vi ho sempre raccontato, vive di pallacanestro, ama la pallacanestro e ci sosterrà in tutti i modi. Noi dobbiamo semplicemente dare il nostro 100% per meritarci questo affetto e ancora grazie a tutti voi che rendete possibile questo sogno. Grazie. E visto come siamo usciti dall'ultima partita, ci tenevamo a ringraziare comunque il reparto medico, quindi chiamare un attimo qui Eraldo Verardi. Un applauso, grazie. Eraldo, intanto come stanno i ragazzi? Ma dai, viste le... visto l'esordio, che insomma, però visto quello che era successo recentemente nella partita di sabato, si pensava che fossero cose molto più serie, in realtà poi niente di gravissimo, adesso abbiamo un paio di cose da gestire, però direi che probabilmente sabato saranno tutti disponibili, forse magari non proprio al massimo della condizione, però penso che siano quasi tutti recuperabili. Per cui siamo partiti forte, con un amichevole che sembrava una Caporetto, perché c'è un sacco di infortuni. Speriamo che finisca così e che poi nel corso dell'anno sia una situazione, ovviamente degli inevitabili infortuni, però soprattutto di non avere infortuni gravi, come è successo l'anno scorso, purtroppo, come ben sai, no, nella prima partita sì. Di playoff, che ci ha praticamente tagliato le gambe. Con tre infortuni. Abbiamo fatto prima e quindi speriamo che tutto sia finito qua. E niente, dai, io spero per loro che mi facciano lavorare il meno possibile, proprio per la loro salute. E speriamo, dai, che sia un anno tranquillo, un anno di grandi soddisfazioni e di poche problematiche mediche. Ecco. Grazie Eraldo e grazie a tutto il team, quindi a Marco Bernardi, a Diego Bartolini, a Simone e a Filippo. Bene, facciamo sta foto? Grazie ragazzi, tornate per la foto. Grazie a tutti. Ogni anno cresciamo in qualcosa. Ogni anno festeggiamo qualcosa. Per crescere serve cura. Serve la cura delle cose. Questa è una parola a cui teniamo e che vogliamo possa essere sempre dentro di noi. Ogni anno cresciamo perché anche nel fare errori vogliamo curarci delle persone, avere cura di loro, la cura delle persone. Oggi siamo qui grazie ad ognuno di voi, siamo qui grazie alla cura che mettete nel darci fiducia e a quello che regalate non tanto a noi ma ai nostri tifosi e alla città. Quando abbiamo deciso la campagna abbonamenti abbiamo fatto una semplice cosa, abbiamo chiuso gli occhi
e abbiamo ascoltato il Flaminio. Lo abbiamo ascoltato nella pancia e nel cuore. Abbiamo ascoltato la musica che suona, lo stridolio delle scarpe sul parquet, la voce dello speaker, il sorridere dei bambini. Abbiamo ascoltato il tamburo, la retina che si apre, mani che vanno a tempo, sciarpe che rompono la patina di calore. Abbiamo letto le vostre parole, visto i vostri colori e i vostri volti in giro per la città. Sì, perché effetto Flaminio va oltre ad un palazzetto, vive nelle case e nelle cose della gente. Effetto Flaminio vive grazie a Riviera Banca, al CDA, ai soci e a tutti i partner. Vive grazie a Mattia, al suo staff e ai suoi ragazzi. Vive grazie a Paola, a Davide, al mio staff che lavora ogni giorno per raccontarlo e farlo vivere. E allora per questo grazie a tutti e grazie a tutti per questi 1420 abbonamenti. Quando nel 2018 abbiamo partorito RBR, sapevamo benissimo dove volevamo andare. Avevamo deciso che sarebbe stato un progetto unico e diverso e che avrebbe affascinato i riminesi. Ciò che non potevamo prevedere, non potevamo sapere è come i nostri tifosi avrebbero reagito, come avrebbero vissuto questo progetto e quale effetto avrebbe creato la nostra casa, il Flaminio. Ma allora non lo potevamo sapere e oggi che lo sappiamo voglio farvelo vedere. Allora, la domenica al Flaminio sicuramente è una bolgia, a me piace tantissimo respirare l'energia e l'atmosfera che si viene a creare qua dentro e poi durante la settimana riesco a tenere tutta la carica e l'energia che ho assorbito la domenica e magari il lunedì mattina è meno terribile del solito. La domenica al Flaminio è una bolgia, entri, c'è una carica pazzesca, entri subito nel mood della partita e ti sfoghi, ti commenti la partita mentre la guardi, neanche te ne accorgi, scambi opinioni con le persone che ti sono a fianco e poi il lunedì mattina hai una carica addosso che non riesci ad andarti via, giri per casa fingendo di avere un pallone in mano, cercando di scivolare su qualsiasi cosa, come se fossi in difesa. E poi ti ripeti mentalmente tutta la presentazione della squadra ed è una carica che ti porti dietro per tutta la settimana. Impressionante, emozionante, poi era un derby l'anno scorso, quindi era pieno di gente, me lo ricordo bene. Quando entro, che sento i tamburi, che sono molto forti, e subito mi fanno battere il cuore. Mi lascia una sorta di familiarità, è come stare in casa. A casa mia. Beh, lui vive questa situazione come propria, come sua in realtà, perché si confronta molto con i giocatori, li vuole imitare e questo è tutto un dire. Allora, mi fa tanta gioia perché c'è la curva tutta eccitata così, quindi mi diverto, insomma. Tutto il palazzo. Tutto il palazzo. Entrare in campo con loro mi fa sentire come uno di loro in miniatura. Mi dà praticamente le stesse emozioni in pancia, le farfalline nello stomaco che provavo quando arrivavo in campo, nei palazzetti, specialmente in trasferta, prima di cominciare, quindi avevo questa emozione. E un'altra emozione me l'ha data di cuore, quando sento i cori dall'altra parte, io che non sono riminese, i cori dall'altra parte, quindi contro Rimini, che mi legano a Rimini, ancora, cioè mi fanno sentire ancora più appartenente.
pur non essendo riminese. Per me la domenica al Flaminio è un momento di svago, quindi è proprio un momento di leggerezza di cui penso molti di noi abbiamo bisogno, avendo tutti vite abbastanza frenetiche. Per me, ecco, la settimana la conto, a parte la bellezza di essere, di vivere la vita di coppia insieme a lei, per me la settimana è da domenica a la partita a partita, no? Cioè non è da lunedì a domenica, ma da domenica a domenica, quindi la settimana è il tempo che intercorre tra una partita e l'altra. Il delirio, il bario, tutti i bambini e le famiglie, le persone anziane che urlano, che si esaltano per un'unica, per la nostra città e per la nostra squadra. E per me è emozionantissimo e bellissimo. Sei sempre a gioire, a saltare, a fare, a ballare, a sentire la musica, a guardare il bario con le bandiere. Per me è un'emozione, io piango tutte le domeniche perché mi emoziono e io non vedo l'ora che venga la domenica, questo ti devo dire. Per me la domenica senza il Flaminio, è vero, sembra retorica, però non è più una domenica bella, ecco. Mi porta in campo a vedere gli altri giocare e mi sento lì dentro con loro. Mi porta entusiasmo, mi gasa molto. Piace guardare la partita, ovviamente, e stare con i miei amici e parlare della partita. Nel 2018 tutto questo non potevamo saperlo. Potevamo solo lavorare duro perché potesse accadere. Ci siamo contagiati di passione, ci siamo contagiati uno con l'altro, abbiamo contagiato Rimini, abbiamo diffuso il verbo Rinascita Basket Rimini. Vogliamo continuare a farlo, vogliamo farlo con voi, vogliamo creare quello che noi oggi chiameremo effetto Flaminio. È un fattore il Flaminio. Prima volta che entri è wow. Penso che la chiusura in prima volta che entri è wow possa chiudere questa serata. Grazie, grazie a tutti. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, più grandi insieme.